Sono pistolati. Ah, prima la cassa integrazione, poi mi è venuta la colite. Poi l'altro giorno stavo andando dal medico, ero in macchina, sono passato un semaforo rosso, pam, paletta dei carabinieri. Il carabinieri mi guarda e fa: non ha visto che era rosso? Dico: che era rosso l'ho visto, non ho visto voi, se no mi fermavo. 72 euro di multa. Sono arrivato dal medico già con le palle girate e si è capito subito che non aveva voglia di visitarmi, perché mi fa... Gli ho detto: dottore, c'è mica qualcosa contro le emorroidi? Mi fa: no, no, contro le emorroidi non ho niente, se non dà un fastidio a lei, le tenga pure. Dico: cominciamo bene. Gli chiedo: ma dottore, per la colite, inizia a scrivermi, senza neanche guardarmi, una lista di farmaci lunga così, che dico: dottore, se prendo tutte quelle medicine guarisco delle malattie e muoio degli effetti collaterali. Mi fa: va bene, le scrivo qualcosa che per gli effetti collaterali. Dico: ma non si può fare qualche terapia alternativa? Fa: sì, sì, si può fare con l'ipnosi, tanto le sue sono tutte malattie psicosomatiche. Dico: beh, se mi trovo una carta igienica che mi ipnotizza il culo, siamo a posto. Lui mi fa ha ha ha, io gli faccio ho ho ho. Poi mi guarda e mi dice: le do il numero dello specialista, tanto oggi lo passa la mutua. Chiamo per prendere l'appuntamento, la segretaria mi dice: il dottore riceve tutti i secondi martedì pari dei mesi di giorni dispari dalle 23.30 alle 23.32, tutti i secondi martedì dispari dei mesi di giorni pari tranne che gli anni bisestili dalle 23.32 alle 23.34 per la mutua. Poi parte una musichetta e fa: a pagamento tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 9 di sera, compreso il sabato e la domenica. Cosa sceglie? Ma quasi quasi vengo con la mutua, che mi comodo quell'orario lì. Infatti, dopo 48 settimane c'avevo il mio appuntamento, che non c'avevo neanche più la colite, ho dovuto farmela tornare apposta per non sprecare la visita. Entro dal dottore, mi guarda, fa: ai 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 ai. Dico: dottore, sono un caso grave. Fa: no, no, mi sono seduto sul martelletto. Mi riguarda: ai 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 ai. Dico: dottore, sposti quel martelletto. No, è che lei è un caso grave. Qui bisogna ricostruire l'io. Dico: dottore, ricostruire una parola grossa, non possiamo dargli un'imbiancatina. Lui mi fa ha ha ha, io gli faccio ho ho ho. Insomma, mi dice: la farò entrare in trance. Ho detto: boh, se il trance lo passa la mutua. Ho detto: scusi dottore, ma sono io che entro in trance o il trance che entra in me? Perché lì cambia gli effetti collaterali. Lui mi fa ha ha ha, io gli faccio ho ho ho. Incomincio ad avere qualche perplessità quando il dottore, per ipnotizzarmi, tiene fermo il pendolino e mi dice a me: faccia tic tac lei con la testa. Dico: ma sarà così anche a pagamento? Comunque cado in trance e lui inizia: lei sta mangiando un bel piatto di pane secco, pane secco. Io: dottore, non mi piace il pane secco. Allora sta mangiando dei fagioli, fagioli. Io: dottore, non mi piace neanche i fagioli. Non si può fare due tartine di caviale e una bottiglia di champagne? Lui: no, lei è un paziente della mutua, certo, fosse venuto a pagamento. Lì parte una musichetta, inizia a muovere il pendolino e mi dice: sento che lei vuol fare una visita a pagamento. E io: sì, sì, le costerà solo 200 euro. Sui 200 euro mi sono svegliato che avevo gli manicoli che mi ronzavano molto più veloci del suo pendolino. Ho detto: dottore, funziona un cacchio l'ipnosi, se per farmi passare la colite devo farmi girare le balle, allora vado alla mutua, almeno lì me le fanno girare gratis. Sono roba che fanno girare gli manicoli, va. Diego Pasole! Grazie!